Salve, ragazzo. E gli Adams? Niente, Thomas, neanche l'ombra. Ma che strana storia questa. Mi ha fatto venire una cosa in gola, un nodo. Ora lo sciogliamo. Vieni che ti offro da bere. Due whisky. Qual è il tuo mestiere, amico? No, non me lo dire, vai in cerca d'oro. Eh sì, l'ho capito. Io sono 40 anni che cerco pepite. Ho una proposta da fare. Ehi, aspetta, non ho... Sì. Prima però beviamoci un bicchierino. Se vuoi bere, paga, Thomas. Ehi, amico. Quel whisky l'ho offerto io. Chi devo uccidere ancora? Il McGrin. Basta uccidere. Non voglio uccidere. Solo i McGrin, Lupe. Era così anche per gli Adams. Vuoi finire impiccato? Meglio la forca che vivere così. Scegli o la tua taglia sul tavolo dello sceriffo. No. O la pelle dei McGrin. No. Poi ti lascio andare in Messico. No. No! Fermati! No, no! Oh, no! Sceriffo, vorrei qualche notizia su quel Barton. Da quanto tempo è qui in città? 5 anni. È una fortuna incredibile. Fa il comodo suo, vero? Glielo permettono. E voi? Io rappresento la legge. Non ho rapporti d'affari. Ha avuto qualche denuncia questo Barton? Nessuna. E nessuno sa da dove viene. 5 anni e un mucchio di denaro. Un po' troppo facile. Sapete qualcosa? Sì, molto, ma senza prove. Quindi è inutile che ne parli. Per adesso. È un pezzo che ho preparato una cella per il nostro signor Barton. Portatemi una prova. Solo una. Posso entrare, giudice? Avanti. Molte grazie. In che cosa posso essere utile? Vorrei sapere quando avverrà la vendita della miniera del povero Thomas. Penso che sarà bene, signor giudice, anticipare al più presto possibile i tempi di vendita e, se sarà necessario, fare andare l'asta deserta. O quasi. Questo è un tentativo di corruzione? Diciamo pure che è un tentativo. Sapete molto bene, Barton, quali potrebbero essere le conseguenze, vero? Oh, certo. In prigione
ci finisce il corruttore. Ma sottoterra l'altro, lo zelante. È una minaccia? Sì, è una minaccia. Per vostra fortuna non ce ne sarà bisogno, signor Barton. Thomas Nathaniel Livingstone ha lasciato regolare testamento. Potete controllare voi stesso se volete, non ho niente in contrario. Anzi, potrete essere testimonio quando lo leggerò tra poco all'unico erede. Lo farò con piacere, signor giudice. Appena in tempo. Tieniti pronto. Dateci il prigioniero, sceriffo. Stai attento a quello che fai, Carly. Non serve un processo, né a lui, né a noi. Io devo far rispettare la legge. Anche noi abbiamo la nostra legge, questa, sceriffo. Ho provveduto ad informare il Consiglio Federale di Giustizia. Il prigioniero è affidato alla mia custodia. Avanti! Sfondate la porta! Ti decidi, sceriffo! Apri la porta, sceriffo! Apri! Ti sei ficcato in un brutto affare, McGee. Apri la porta, sceriffo! Apri! O ci vai di mezzo tu! Attento che fa rumore. Mandato di cattura per te. Dici davvero? Per te è finita, Barton. Sei accusato di complicità con Lupe Martinez per gli omicidi degli Adams, degli Schiller, dei McKenna e dei loro due bambini. Per l'uccisione del vecchio McGreen, di Thomas Livingstone e del giudice Milton. E tutto questo per impadronirti delle loro miniere. E non c'è niente di più? Certo, Manuel Santana. Per i delitti commessi sotto questo nome c'è già una sentenza di impiccagione. Eseguibile subito. Posso anche usare la forza.
Ti consiglio di arrenderti subito. E le prove? La tua donna ha confessato tutto. Chiacchiere di donne. Muoviti, Barton. Attento, sceriffo! Tu qui, tu laggiù. Voi appostatevi alle finestre. Tutto pronto. Dai un'occhiata fuori, non mi fido di questa calma. Vai. Dall'altra parte. Voi due alla finestra. Tu qui. Tu a quell'altra. Svelto, mettiti lì. Carla, allontaniamoci. Ecco. Raggiungiamo la grotta, poi fuggiamo in Messico. Guarda, Barton era qui. È andato via da poco. Andiamo, Skin.
Presto prendiamo l'oro e fuggiamo in Messico. Bisogna sbrigarsi. L'oro? Sì, l'oro. Il nostro oro. Andiamo via insieme. Lontano di qui. Sono inseguito, Lupe. Non c'è tempo da perdere. Manuel Santana. È così che ti volevo. Vederti strisciare ai miei piedi come un verme. Non hai scampo stavolta. Che ti prende? Sei impazzito. Prendi l'oro che si trova qui dentro e andiamo. Fuggiamo in Messico. No, non ti illudere. Non avrai mai quell'oro. Parola di Lupe. Mi hai ricattato. Mi hai fatto soffrire per anni. Andiamocene ora. Aspetta! Manuel Santana è la resa dei conti. Adesso pagherai. Pagherai per tutto quello che ho penato a causa tua. Ti aspettavo, sai? Aspettavo solo te prima di morire. È finita, Manuel. Che cosa vuoi fare? Ucciderti, maledetto. È vero, a me piace uccidere. Sei impazzito. Sei impazzito. E adesso lo farò ancora, Manuel. Non ci provare. Non ci provare! Lupe, questa volta non ti riuscirà. Lo farò, Manuel. Lupe, fermati! Fermati!